Amiche ed amici di TG News 24, benvenuti alla rassegna stampa di venerdì 5 luglio 2013. Partiamo dal Corriere della Sera, il Fondo Monetario, l'IMU Resti, polemiche sull'FMI, no del PDL, Letta, per IVA e imposta sulla casa, coperture difficili. Draghi lascerà a lungo i tassi ai minimi, volano le borse. Poi in alto, cronaca estera, l'Egitto, i militari, la democrazia, quel golpe fuori dai nostri schemi. Gli eserciti, tra saggezza e opportunismo nel mondo arabo-musulmano. E poi, ancora a centropagina, i medici di Mandela, staccate la spina, è stato vegetativo, Mazzuma nega. E poi si lancia dal Duomo con il paracadute, gioia impagabile. E passiamo alle pagine interne del Corriere della Sera, politica interna, Letta passa l'esame, rilancio in quattro mosse. Dal vertice agenda di 18 mesi, il Premier, IMU IVA l'obiettivo più difficile e poi le varie tappe, case e consumi. Il primo obiettivo è risolvere la questione IVA e IMU, legge di stabilità. Il secondo è la legge di stabilità che si focalizzerà su sviluppo, riduzione delle tasse sul lavoro e infrastrutture. Il semestre UE, il semestre di presidenza italiano comincia a luglio 2014. I partiti definiranno insieme le priorità e poi le riforme. L'ultimo obiettivo è completare l'iter delle riforme costituzionali entro 18 mesi e cambiare la legge elettorale. E cambiamo quotidiano, passiamo alla Repubblica, in prima pagina, Letta. Difficile tagliare IMU e IVA. Il premio al vertice di maggioranza perplesso sulle coperture. Il PDL attacca il Fondo Monetario. Abolizione delle province, sì a DDL costituzionale. E l'FMI, lasciate l'imposta sulla casa. PD, Renzi contro D'Alema, non decide lui. E poi a sinistra della pagina, Boldrini, schiaffo a Marchionne. I diritti si rispettano. La Presidente della Camera rifiuta l'invito del Lingotto. E poi l'assegno dei 5 Stelle, restituiti 1,5 milioni. Grillo agli altri partiti, facciano come noi. E poi a centropagina sempre il caso internazionale dell'Egitto, la sfida dei fratelli musulmani. Arrestato il leader, oggi manifestazione in piazza per Morsi, giura Mansur, successore ad interim. E andiamo alle pagine interne della Repubblica. Caccia ai fratelli musulmani, leader nel carcere di Mubarak, giura il successore di Morsi. El Baradei, no a interim da premier, 15 mo morti, oggi nuovi cortei. E poi il caso, accuse di filo-islamismo all'ambasciatrice USA, manifesti a piazza Tahrir, strega, vattene via. E poi ecco le reazioni, Erdogan, inaccettabile golpe, e il Qatar cambia linea. Il nuovo emiro dimentica i finanziamenti del padre alla fratellanza e si complimenta con Mansur. Cambiamo quotidiano, passiamo alle pagine del Messaggero, prima pagina, l'FMI difende l'IMU, ira del PDL, lite sull'invito del Fondo Monetario, Saccomanni, ne terremo conto, il centrodestra così è rottura, Draghi, tassi ai minimi ancora a lungo, borse boom, spread giù, Letta, pagheremo i debiti della PA, l'intervista Barnier, più coraggio sulle riforme per tornare a crescere. E poi la polemica, lo sgarbo della Boldrini a Marchionne. Non vengo alla Fiat, gelo del Lingotto. Poi a centropagina Egitto, Mansur presidente tra le tensioni. Dopo Morsi, i fratelli musulmani arrestati, pronti al martirio. E vediamo a pagina 8, sempre del Messaggero, Boldrini rifiuta l'invito Fiat. Diritti al ribasso, gelo al Lingotto. Lettera alla D, impegni istituzionali, non visiterò gli impianti in Val di Sangro. Lo strappo all'indomani della sentenza sulla FIOM, Marchionne diserta la presentazione della nuova 500L. E poi il caso del Movimento 5 Stelle, ridiamo allo Stato 1,5 milioni. Chi ci copia? Rinviato l'incontro al Colle. In forse la presenza di Casaleggio con Grillo al Quirinale. Cambiamo argomento, cambiando quotidiano, passiamo allo sport, alle pagine della Gazzetta dello Sport. Centropagina, il titolone, addio Cavani, l'oro di Napoli. Il colpo a Roma, l'incontro decisivo. E adesso che cosa farà Ibrahimovic? Cavani è stato venduto per 64 milioni. Più costosi di lui solo Cristiano Ronaldo, Zidane, Ibra e Kakà.
De Laurentiis incassa quello che voleva e ora reinveste sul mercato. Dzeko e Jovetic gli obiettivi. Leonardo porta l'uruguaiano al PSG e cerca anche Hernanes e De Rossi. E poi sulla destra Guardiola. Questa Juve può vincere la Champions. Cassano attacca, via per colpa di Mazzarri a Parma durante la presentazione. Poi calcio scommesse, Bari bis, mano pesante, Palazzi chiede 4 anni per Gillet. Intanto anche in Formula 1 i piloti minacciano lo sciopero. Domenica si gareggia in Germania, la Pirelli nel mirino. Passiamo alle pagine interne della Gazzetta dello Sport, perché c'è il gioco di parole della Gazzetta. Matador, addio. Cavani va al PSG, costa 64 milioni, 50 in 5 anni per lui. Blitz di Leonardo, che ora darà l'assalto a De Rossi e poi si dimetterà. E poi sempre dalle pagine interne della Gazzetta dello Sport, Cassano già attacca, la presentazione allo stadio Tardini, che entusiasmo, 3.000 tifosi per Fantantonio. A Parma grandi cose, Mazzarri mi ha fatto fuori. Prima di firmare con l'Inter mi ha detto sarai titolare, ma poi sono stato cacciato. Qui avrò più responsabilità, così rendo di più. Mi danno sempre per morto, ma vincerò anche stavolta. Parma è la mia squadra. E poi non si è fatta attendere la risposta del neotecnico dell'Inter, mai parlato con Antonio. La risposta sul sito del club nerazzurro, il messaggio dell'allenatore toscano: l'ultima volta che l'ho visto a Inter-Napoli all'andata, come posso aver designato prima chi gioca e chi no? Quindi questa è la risposta di Walter Mazzarri, neo allenatore della squadra nerazzurra. E dalla redazione di TG News 24 per questa rassegna stampa è tutto, vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo alla prossima rassegna stampa.